La legge dell'8 marzo 2017 ha istituito e riconosciuto il 21 marzo come giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Al Teatro Margherita si è svolto un evento intitolato Caltanissetta non dimentica, iniziato con il ricordo delle vittime cadute per mano di Cosa Nostra, con il ricordo tra gli ospiti presenti di Santina Zucchetto, sorella dell'agente di polizia Calogero Zucchetto ucciso dalla mafia nel 1982. A seguire la rappresentazione intitolata L'ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo, di Claudio Fava. Questa giornata è un po' particolare, dato che oggi è la giornata di ricordo vittime di mafia. È quindi un giorno che non si devono dimenticare questi uomini che hanno dato la vita, per la legalità e per essere un paese migliore. Per la famiglia, per le famiglie, sono state delle tragedie, specialmente nella mia famiglia è stata proprio una tragedia. Mio fratello per me era tutto. Era un fratello, un confidente. Ho perso mio fratello, ho perso tutto. E difatti è stato ucciso nell'82. Dopo 40 anni per me è una ferita aperta che non si rimargina mai. Un momento di memoria sicuramente, ma anche in cui si deve rendere omaggio a queste persone. Qui abbiamo la sorella e il nipote di Calogero Zucchetto, che era un poliziotto che è stato ucciso per avere riconosciuto dei latitanti durante il suo servizio e stava per fare ovviamente il proprio dovere e fu ucciso apposta per questo. Peraltro, questa è una notizia che do e che ancora non è, ha avuto il comune di Sutera, ha deliberato la cittadinanza onoraria al caro Calogero e a nome suo alla Polizia di Stato. E prossimamente il capo della polizia o il vice capo della polizia verranno a ricevere in una cerimonia formale questa onorificenza.